Continuiamo la nostra trasmissione, apriamo una pagina dedicata al lavoro, ai disagi che vive questo territorio, in particolare anche questa città, ma partiamo da un assunto. Giorno 7, venerdì prossimo, alle ore 16.30 in via San Pietro, sarà inaugurata presso la sede della CGIL di Caltagirone, sarà messo in atto per la prima volta il settore igienico ambientale del Calatino. Ne parliamo con Franco D'Amico o Francesco D'Amico? Francesco D'Amico, responsabile funzione pubblica della CGIL. Benvenuti a Salvatore Gamuzza, rappresentante sindacale della DASTI, e benvenuto a Salvatore Emmolo, anche lui rappresentante sindacale della DASTI. La DASTI è l'azienda che da circa un anno e mezzo, all'ottobre 2013, cura la raccolta dei rifiuti nella città di Caltagirone. Intanto partiamo da questo appuntamento di venerdì prossimo, con questa costituzione di questo coordinamento, no, del settore igienico ambientale del Calatino. Francesco D'Amico. Salve, allora innanzitutto noi siamo molto preoccupati come funzione pubblica CGIL per la totale assenza di confronto che c'è tra l'organizzazione sindacale e la società Calatambiente. Nello specifico, giorno 27 di novembre, il presidente Zappalà in un incontro ha deciso di chiudere qualsiasi rapporto con le organizzazioni sindacali, quindi dal 27 di novembre non riusciamo a interagire, a confrontarci con la società. E questo cosa ha portato? Ha portato innanzitutto a ledere alcuni principi normativi e contrattuali dei lavoratori, perché in maniera unilaterale la società ha redatto appunto questi elementi contrattuali in maniera unilaterale. Significa che senza sentire le organizzazioni sindacali ha tolto questi elementi contrattuali previsti appunto dal contratto Asso Ambiente. Tra le altre cose ci sono degli enormi ritardi dei pagamenti. Per quanto riguarda gli amministrativi della Calat, sono fermi a dicembre del 2014, ci sono i centri comunali di raccolta, nello specifico di Militello, Scordia e Gran Michele, che ancora sono chiusi. Dal 7 di luglio dello scorso anno il responsabile degli impianti è stato posto in aspettativa non retribuita, quindi c'è una totale assenza di confronto con l'organizzazione che richiede un minimo di discussione per provare a risolvere tutte queste questioni. A ciò siamo venuti a conoscenza che la società ha già predisposto il bando di gara per la gara unica dei 15 comuni del Calatino, e la cosa che in un certo senso ci ha visti ci rende appunto preoccupati è il fatto che c'è una riduzione di oltre 10 unità, e questo ci preoccupa molto. Per tutto l'appalto, per tutto il territorio? Per tutti i 15 comuni. Quindi noi come organizzazione sindacale sin da subito metteremo tutte le azioni a tutela dei lavoratori, e nello specifico giorno 7 il coordinamento avrà la funzione di vigilare su questo appalto, mettere in atto tutte le azioni per rivendicare i diritti dei lavoratori, e sarà presente anche il segretario regionale Claudio Di Marco appunto per coordinare tutti i lavori. Allora, passiamo un pochettino alla crisi già preannunciata dal segretario Francesco D'Amico della CGIL. Salvatore Gamuzza e Salvatore Emmolo sono rappresentanti sindacali della DASTI, dipendenti della DASTI, operano qui nel territorio del Calatino, di Caltagirone nello specifico. Ecco, qual è la situazione, lo stato dell'arte? Cominciamo con Gamuzza. Allora, cioè noi non siamo qui per rivendicare le due mensilità, cioè quindi cioè ad oggi non sappiamo. Come i comunali, diciamo. Come i comunali, cioè, ma ad oggi non abbiamo nessuna informativa da parte dell'azienda. Cioè, quindi, perché voi chiedete all'azienda
Il vostro interlocutore non è il comune, in effetti. Giusto. Il nostro interlocutore è solo ed esclusivamente giusto. L'azienda, cioè quindi anche da avere delle risposte. Certo. Perché non si possono tenere così sul piede di guerra 70 padri certo. di famiglia. Cioè, quindi noi reclamiamo un diritto e penso che il diritto a portare il pane a casa ce l'ha ogni singolo lavoratore. Cioè, quindi noi svolgiamo un lavoro che non è da poco degli altri, anzi, forse con qualche cosa in più senza togliere merito a nessuno. Non ha niente di meno degli altri. Perfetto. Ognuno. Quindi, ritiene che sia perfettamente. Mi sembra giusto. Queste sono le nostre rivendicazioni. Cioè, il resto pensiamo di metterci su un tavolo per trattare con l'azienda. L'azienda cosa vi risponde? Fino ad oggi l'azienda niente. Se il comune paga, l'azienda paga. Se il comune non paga, l'azienda non paga. Bello, questo discorso imprenditoriale è lineare, perfetto. Quindi... D'Amico, scusa, perché non lo faceva lei il infatti facevo diciamo. Riferimento eventualmente a costituirsi lavoratori in cooperativa e sostituirsi. Se è così non c'è bisogno di dipendere. Potrei divulgarmi molto di più. Come? Potrei divulgarmi molto di più negli argomenti. Abbiamo ancora qualche. Però le dico una cosa, ascolti, io è da 30 anni che lavoro a Caltagirone, cioè non è un giorno, ho un anno, 13 quindi mesi. Quindi li ha passati tutti. Sì, le due amministrazioni, San Pedro, le due Pignataro, e anche quella dei due anni, tre anni del dottor Bonanno. Cioè, quindi cioè, mai si è verificato un qualche cosa come si sta verificando adesso. Cioè, mettere il lavoratore al rischio di non poter più portare pane a casa, cioè, quindi cioè, ci sono, cioè, non lo so come dire, cioè, le scadenze bancarie, è chiaro che chiaro. Cioè, la difficoltà è enorme. Certo. Cioè, quindi cosa dobbiamo fare? Interloquire lo sciopero, fare lo sciopero se ci sta tutto, però noi veniamo da un'esperienza regressa che non è stata molto facile, che è stata quella quando c'era l'AIMERI, c'è un anno di disservizi causati nel comune di Caltagirone da premettere che questo comune non lo merita, cioè abbiamo fatto dei sacrifici enormi, dobbiamo tornare un'altra volta a quei vecchi discorsi, lavorare come dei... Ci siamo capiti. No, non ci va questo. Cioè vogliamo interloquire, vogliamo delle risposte da parte dell'azienda. Ma avete fatto un intervento col prefetto? Perché sì. la Dasti non è che si può chiudere a riccio, voglio dire. No, abbiamo avuto noi un incontro con il prefetto dove sarà convocata l'azienda e vediamo quello che esce fuori. Avete indetto, se non vado errato, uno sciopero per giorno 8, Emmolo? Sì, lo sciopero per giorno 8, ma già è stato revocato. Ah, è revocato? Sì. E come mai? Perché c'era un problema in concomitanza con un altro sciopero nazionale, quindi rispetto alle norme di riferimento della 146 del 90 è stato e quindi così. La vostra azione quindi di nelle protesta? Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, inizieremo a indire eventualmente nuovi stati di agitazione e così assemblee, però ripeto, noi chiediamo quel senso di responsabilità da parte dell'azienda, della Daste, di assumersi il cosiddetto rischio d'impresa, perché riteniamo che in una situazione di difficoltà in questo, come quella che vive in questo momento il comune di Caltagirone, possa la società superare. Perché, come si dice, i dipendenti sono dipendenti della società Dasti, certo. Non sono dipendenti. Tra altre cose, nei prossimi giorni andremo anche a leggere il capitolato che hanno sottoscritto il comune e la società. È un affidamento diretto, sì, questo qui, non per era... verificare se ci sono. Correggimi se sbaglio, era un affidamento diretto. Se ci sono anche delle clausole in cui l'azienda è obbligata ad anticipare eventuali mensilità. Quindi stiamo così con il nostro ufficio legale, stiamo verificando se c'è il cosiddetto rischio d'impresa di eventualmente anticipare tutto ciò. Ovviamente le soluzioni sono tante, un'eventuale anticipazione di fatture con gli istituti di credito, quindi noi chiediamo che l'azienda si assuma il cosiddetto rischio d'impresa e traghetti in tempi migliori fino a quando si insedierà il nuovo commissario.
in maniera tale che... Ma il facendo funzione sindaco che cosa vi dice? C'è l'amministrazione, c'è, non c'è? No, ma vabbè, l'amministrazione c'è dal momento in cui hanno votato la mozione di sfiducia. Allora, ma c'è un vice sindaco che fa facendo funzione, voglio dire. Non, è che non lo so, guardi, questo non c'è una vacanza, diciamo, giusto? Non lo so. Quindi un referente c'è. Sicuramente ci sarà. Tra l'altro è un vice sindaco, quindi nella pienezza dei poteri, diciamo. No, c'è della ordinarietà. Di confronto sia, ripeto, sia con la società, anche con l'amministrazione, si è cercato anche di costituire dei tavoli tecnici tra amministrazione, dirigenti del comune e società per far fronte a questa situazione di criticità e di emergenza. Di fatto il comune è in una situazione economica che tutti conosciamo e quindi, non avendo le risorse, così come diceva il lavoratore, l'azienda non può assumersi, non può anticipare perché non ha ricevuto alcuna somma da parte del comune e quindi c'è questa difficoltà. Per certi versi il cane che si morde la coda, diciamo. Quindi noi chiediamo immediatamente che l'azienda si assume il cosiddetto, ripeto, non voglio essere ripetitivo, rischio d'impresa e traghettare per alcune mensilità anticipando. Noi ora verificheremo nelle prossime ore se contrattualmente sono obbligate ad anticipare delle mensilità, nello stesso tempo metteremo in atto tutte le azioni rivendicative, quindi costa di agitazione, eventuali sit-in, eventuali scioperi per rivendicare. Ovviamente il senso di responsabilità dei lavoratori è quello di scongiurare la brutta pagina che nel 2013 ha vissuto la città di Caltagirone, dove per diversi giorni quando c'è stato un blocco totale, c'è stato un blocco, da 4 a... sì, un blocco totale di circa 6 giorni in cui si sono fermati completamente. Quindi ricordiamo. Quindi non vogliamo rivivere questa brutta pagina che già la città di Caltagirone ha vissuto qualche anno fa. Ebbolo, i dipendenti della DAST in questo momento, la domanda è stupida e cretina, diciamo, no? Perché, però vale la pena probabilmente anche sollecitarla. Ecco, come stanno vivendo tutti questi disagi? Perché voglio dire, purtroppo il disagio è malissimo e c'è una brutta sensazione anche in cantiere tra di noi, perché giustamente la cosa è critica, perché non si può andare avanti così sempre, ogni mese, sempre con incertezze, cose per aspettare sempre stipendio e tutt'altro. Qui noi tutti i lavoratori assieme, infatti non ne passiamo più di questa cosa così a lunga via, anzi sempre, senza risposte, senza niente, non c'è certezza per il futuro, non c'è niente. Quindi con la gara unica, diciamo, della società, come si chiama, Calatambiente, che dovrebbe essere a settembre, diciamo, no? Il presidente si è dato una scadenza, almeno dalle notizie a mezzo stampa, entro settembre intende appunto avviare la gara 1. Tra altre cose, da notizie che ci arrivano, non avendo appunto alcun tipo di confronto, sembrerebbe che già hanno inoltrato tutta la documentazione all'ente che verifica la regolarità dell'appalto. Certo, un momento non facile, diciamo. Momento non facile perché così guardando... Non facile anche, non solo sì, per il Calcalat, diciamo, no? Perché anche in altri comuni registriamo dei ritardi, sì, a Mirabella, a Palagonia, in cui già iniziamo a registrare ritardi dei pagamenti, delle mensilità, perché proprio a volte ci sono anche, c'è la poca solidità dell'azienda, certo, a poter far fronte ad eventuali anticipazioni, quindi la gara unica potrà essere anche un modo per avere... Questo nel costruttore della legge c'è la gara unica, certo, anzi si è ritardati, diciamo, a farlo, perché la DAST si trova con un appalto di proroga in proroga da ottobre 2013, diciamo, quindi diciamo che anche dal suo punto di vista, dal punto di vista imprenditoriale, non è riuscita a pianificare neanche un investimento, diciamo, no? Perché di tre mesi in tre mesi è chiaro che un'azienda non va a fare un investimento, diciamo, no?
Però queste proroghe, io non so se tutto è legale, diciamo, no? Quante proroghe si possono fare con lo stesso soggetto? Noi partiamo da questo presupposto. Non mi siamo pare che stati... sia stato molto trasparente tutta questa vicenda, diciamo, giusto? Sono delle questioni, sicuramente. Allora, io parto da questo presupposto. Un appalto dato direttamente per 3 mesi, gli puoi fare una proroga di altri 3 mesi, ma dopodiché devi imbattire un appalto. Di fatto Calat è stata la prima società di regolamentazione dei rifiuti in Sicilia ad essere costituita operativa il 1° di ottobre, quindi rispetto a tutto ciò ha messo in atto tutta il sistema, ha predisposto tutte le schede di pianificazione dei servizi che sono arrivate, quindi su questo ha lavorato. Anzi, devo dire con molta franchezza che questo risultato è arrivato con un duro lavoro da parte dei lavoratori, degli amministrativi della Calat, che nel corso dei mesi hanno predisposto tutti gli atti affinché arrivassimo appunto alla gara unica. Tra altre cose, come dicevo in precedenza, si sono registrate ritardi di mensilità oltre 8 mensilità, perché la scorsa settimana sono state pagate da agosto a dicembre, quindi ancora vantano da gennaio a marzo. Quindi questo per quanto riguarda gli amministrativi. Facevo anche poc'anzi cenno agli operatori ecologici di Palagonia e di Mirabella, che registrano anche dei ritardi nei pagamenti, sono fermi sempre a 2 mensilità. C'è il comune di Mazzarrone gestito dalla ditta Agis, perché ha qualche difficoltà, quindi un po' la situazione nel territorio inizia in generale, così come le temperature si inizia a surriscaldare. Quindi, quella meteorologica o quella lavorativa? Sia meteorologica che lavorativa. Va bene, allora chiudiamo qua e ci riaggiorniamo. Comunque seguiamo un po' l'evolversi di questa crisi della DAST, diciamo, dove sono impegnati 69 lavoratori più gli amministrativi, naturalmente, e cerchiamo di vedere un po' quanto accade. Intanto grazie a Francesco D'Amico, sì, della Funzione Pubblica CGIL. I rappresentanti sindacali della DASTI, Salvatore Gamuzza e Salvatore Emmolo, e va bene, ricordo che venerdì prossimo alle 16.30 ci sarà appunto la costituzione presso la sede della CGIL di via San Pietro a Caltagirone del coordinamento del settore igiene ambientale del Calatino. In bocca al lupo, ci vediamo alla prossima, buon lavoro, grazie ancora. Chiudiamo questa trasmissione, vi ringrazio la cortese attenzione, buon proseguimento e buona serata.